ognuno ha la sua buona stella. Io ne ho tante lì in cielo che mi seguono, devo dire. E poi ne ho una qui al mio fianco, Alessandro Renica. Buonasera Yolanda, buonasera ai nostri telespettatori e in particolare ai nostri tifosi amatissimi del Napoli. Tu sei la mia buona stella, anche il Napoli a quanto pare, come dice Mourinho, ne ha avuta una e ne ha una, conosciamo tutti il suo nome, magari verrà ripetuto nel corso di questa puntata di Legends come facciamo spesso, ed è una buona stella che magari ha fatto deviare di poco quel colpo di testa di Kim per far sì che non fosse un autogol e che ha permesso anche ad Osimhen e Simeone di fare quelle prodezze. Ne parliamo questa sera e come certamente. Parliamo naturalmente anche del percorso del Napoli di febbraio, di quello che aspetta agli azzurri, di questi incredibili numeri del Napoli di Spalletti, del calciomercato, ma ci affacciamo anche nei ricordi. Quello che piace a noi, parlare con loro. Le vogliamo accogliere? E che ospiti, se mi permetti. Adesso credo che faremo una sorpresa ai nostri amatissimi tifosi. Ogni sera una sorpresa e allora annunciamoli. Benvenute, Legends. Partiamo? Eccole qua. A te l'onore di presentare. Allora, partiamo ovviamente dal nostro capitano Beppe Bruscolotti, giocatore legatissimo a questa maglia, non ha mai cambiato squadra anche quando ne ha avuto la possibilità. E che dire, che poi dopo per il resto c'è poco da aggiungere, per noi è stato un punto di riferimento ed è uno che ci ha insegnato subito e ci ha fatto capire come, che approccio dovevamo avere in questa squadra e come dovevamo faticare e sudare per accontentare il pubblico. Quindi Beppe, presentiamo. Buonasera a tutti, buonasera a te Alessandro, mi fa un enorme piacere sentire queste cose, lo sai quant'è la stima nei vostri confronti, a voi e pure quelli che sono in giro ancora, quindi troveremo sicuramente, ma la cosa bella è proprio quello che hai detto tu, perché comunque è stato un gruppo che si è rispettato e si vuole bene tuttora a distanza di anni e quindi credo che il palcoscenico è bello, però dopo passa e per me quello che rimane di più è questo, che rimane sempre la nostra amicizia, il nostro rispetto.